È inutile creare alibi, credo che l'Avellino sulla carta possa essere una delle pretendenti alla vittoria finale. Adesso bisogna mettere in mostra sul campo quelle che sono le potenzialità della squadra. Io credo che dopo la passata stagione, credo che anche i tifosi hanno bisogno di un campionato molto più consone a quella che è la piazza di Avellino. E secondo me, come abbonati, 4.000 in Serie C sono un qualcosa, direi, di super, anche se conoscendo bene la piazza di Avellino, se secondo me la squadra parte col piede giusto, secondo me si può raggiungere anche qualcosina in più. Però 4.000 abbonati dopo la delusione dello scorso anno, cioè la piazza sta rispondendo alla grandissima. Quali sono i rischi, Vincenzo, di tutto questo entusiasmo, di una squadra sulla carta fortissima, di un allenatore che ha bisogno di riscattarsi? Bisogna azzerarli i rischi, cioè fare in modo di azzerarli. Ma i rischi sono elevati, anche perché, cioè, ripeto, io comunque leggendo anche un po' quelle che sono le dichiarazioni sui social, sui giornali, cioè l'Avellino ha allestito un organico per arrivare nelle prime posizioni, quindi io credo che di alibi e di cose ci sia ben poco da dire. Bisogna solo cercare di mettere sul campo, di dare il massimo sul campo. È vero che è un girone di ferro, però purtroppo ogni anno siamo sempre qui a dire le stesse cose. Un uomo dal quale ti aspetti tanto? Ma io non mi aspetto tanto da un solo giocatore, io mi aspetto tanto dal gruppo.